Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questa volta, come vedete, siamo all'azienda lotta. Cosa si fa all'azienda lotta se non si lotta? Anzi no, e in effetti ho sbagliato, perché questa non è l'azienda lotta di per sé, ma è comunque la casa esami. Nella casa esami noi potremo sostenere delle lotte che ci permetteranno di ottenere un determinato grado di chiamiamola forza, chiamiamola così. Quindi andiamo direttamente a parlare con questa signora. L'esame di lotta serve a valutare le tue abilità nella lotta. Vuoi provare a sostenerlo? Sì, sosteniamo l'esame di lotta normale. Non ho mai capito come si facesse a scaricare quello lì diverso dal uno da internet, probabilmente. Vabbè, partecipiamo a quello in singolo. Non perdere la concentrazione. Sono previste 5 lotte di seguito, senza nessuna pausa. Ora scegli attentamente i Pokémon con cui vuoi partecipare. Allora, noi sceglieremo quelli della nostra squadra, che ho già posizionato prima. Allora, ho deciso di sperimentare qualche cosa di bello. Quindi, andiamo di 1, 2 e 3. Proviamo così, vediamo cosa succede. Allora, ti prego, adesso però devi mettere a fuoco. Metti a fuoco, porco... Mi fa bestemmiare. No, lo stavo mettendo a fuoco. Dai, oh. Ci siamo, dai. Ci siamo, diamo il via all'esame di lotto in singolo. Veramente no. Non ho mai visto una persona che fa video in queste condizioni. Nel mio menu non è prevista nessuna. Nel mio menu non è prevista una portata chiamata sconfitta. E va bene. Grazie per l'informazione, ma non ce ne frega un cazzo. Iniziamo subito nella sfida con Gustavino Chef, che manda in campo Phantump. Le prime delle sfide sono sempre molto facili. Allora, il Pokémon che ho scelto è un Drifblim. Questo Drifblim ha la caratteristica di avere un come si dice? Questo. E adesso lo vedrete direttamente con i vostri occhi. Uso protezione, bene sì, per attivare la sua abilità, che è... Oh mio Dio, frana. Che è... No. Cazzo dico. No, scusate ragazzi, me ne sono dimenticato. Vediamolo subito perché così mi ricordo. Perché il nome non è... Ecco, brucia impeto. Praticamente aumenta l'attacco speciale se Pokémon è scottato. Ovviamente del solito 50%. È praticamente l'equivalente dei denti stretti, solo che nella forma... diversa. Quindi, dato che adesso abbiamo già l'attacco speciale aumentato e io ho paura del suo frana, andiamo direttamente ad attaccare. Vaffanculo, aveva la bacca, vaffanculo. Comunque il suo frana dovremmo reggerlo. Dovremmo reggerlo. Missa. E non missa. Non mi fare tanto male. Ah, non ci ha fatto praticamente. Eh no, vabbè. In più, oltre ai danni con la scottatura, diciamo che ha trovato una bacca citrus, non ci interessa. Muori con fulmine, grazie. Perfetto. E il primo Phantump va KO. Ok, per adesso possiamo stare tranquilli, anche perché le prime sfide sono sempre molto semplici. Lampent, il secondo Pokémon. Questo dovrebbe morire subito con un bel palla ombra. Boom. Su questo moveset ho anche un Calm Mind, che serve per poter boostarsi ulteriormente. Questo Drifblim ha la natura timida, che gli permette di avere più velocità, dato che comunque l'attacco speciale viene aumentato dall'abilità. Io direi di andare direttamente di palla ombra e di finire anche questo Panzer se non c'è Auto Speed. Ok, vai. E KO anche Panzer. Incredibile, la prima sfida l'abbiamo vinta, diciamo, abbastanza facilmente. Se avesse missato il frana forse sarebbe stato anche meglio. Però vabbè, non si può avere tutto della vita. Quindi curiamo i nostri Pokémon per la prima volta e ci prepariamo al secondo round, che sarà più difficile. Allora, voglio concederti di lottare contro di me, che sono l'asso dei Pokémon Fan Club, del Pokémon Fan Club. E lottiamo, vediamo cosa sai fare. Quindi, il primo Pokémon che manda in campo è Drapion. È un Pokémon abbastanza bulky, credo che... E soprattutto di tipo buio. E no, mi dà fastidio. Quindi facciamo così, vediamo che mosse ci può fare. Usiamo protezione, probabilmente un Notte Sferza. Provocazione, incredibile, ci siamo protetti. Meglio così, però in ogni caso non posso mantenerlo in campo. Anche perché non avrei molte mosse con cui danneggiarlo. Il problema principale era solo far scottare Drifblim. Adesso che l'ho fatto scottare... Possiamo anche switchare su Slowbro. Però se questo tiene provocazione so cazzi. Io non so.
Io proverei lo stesso ad usare un calmamente. Proviamoci lo stesso. Magari dopo attacchiamo con fulmine, non si sa mai. O magari un Drapion speciale nel... Anche se praticamente non ho mai visto uno in tutta la mia vita. Ma già Drapion non ho mai visto uno. Notte sferzo, io lo sapevo che dovevo cambiare. Incredibile ragazzi, brutto colpo e non ci ha ucciso. Siamo rimasti con 6 PS. L'unica cosa che adesso mi rimane da fare è attaccare con fulmine. Il massimo danno che ci possiamo fare è questo, e l'abbiamo paralizzato. Ok, è molto meglio. Quindi Drifblim va KO purtroppo, ma avrebbe potuto due brutti colpi di seguito. Ma cos'è questo schifo di Axe? Non mi puoi axare in questo modo. Vediamo in campo Manectrike, che è un bellissimo Shiny Flawless, e mandiamolo KO con fulmine, dato che comunque sei paralizzato. Vabbè, comunque ti avrei autospeedato lo stesso. KO Drapion. Ok, sinceramente prima sostituire non mi dava molta sicurezza, per questo ho deciso di mantenerlo lo stesso in campo. Allora abbiamo un Magmortar, quindi io direi subito di switchare. Facciamo Invertivolt. E ok, un po' di vita lì l'abbiamo tolta. Quindi mandiamo in campo Slowbro, sperando che questo Magmortar non abbia fulmine, anche se nel suo rarissimo moveset può impararlo. Ci utilizza Terremoto. Oh, è Magmortar fisico, meglio ancora, che non ci fa praticamente nulla. Quindi subito Mega Evolviamo, andiamo di Idrovampata, voglio ucciderlo subito, non voglio cominciare a stallare o robe del genere. Forza Mega Slowbro! Dai, Stordiraggio. Adesso dovremmo tipo pure affrontare la confusione. Dai Slowbro, che hai una faccia così intelligente che non puoi assolutamente colpirti da solo. E certo. Però vedete com'è basso il damage che ci facciamo con il recoil? Barriera, che dovrebbe aumentare la difesa. Infatti, cosa che non ci interessa. Ma sei un coglione della vita. Idrovampata alla bacca. Ma perché? Muori malissimo e non muore. E vabbè, giustamente, tiene la bacca. E va bene. Però con quest'altro Idrovampata dovresti morire. Lui si ostina ad utilizzare Terremoto. E vabbè, se uno si ostina, che dobbiamo fare? Quindi adesso però, ecco, bravo. Fai il bravo ragazzo, il bravo ragazzo. KO Magmortar. Brutto colpo, e mo lo fai il brutto colpo. Che te possera. Il prossimo Pokémon sarà Milotic. Un po' rompipalle questo Pokémon. Andiamo di Calmine. Proviamo a fargli male. Lui utilizza Surf. Un po' di danni ce l'ha fatti, dai. Non ti colpire. Adesso però la confusione deve essere finita. Per forza. Non possiamo continuare in questo modo. Oh no. Sta perdendo troppa vita Slowbro. Cominciamo a stallare come maiali. Per fortuna che questo Slowbro ha Psycho Shock, così almeno la difesa speciale di Milotic non ci può impensierire. Quindi andiamo di Pigro, perché ci sta togliendo veramente troppa vita con Surf. Probabilmente adesso ci manderà persino a vita rossa. No, incredibile. Vabbè, andiamo di Pigro. Olè. Perfetto. Allora, io direi di fare un altro Calm Mind mentre lui continua. Non ci posso credere nella mia vita. Non ci posso credere. Anche questo schifo a Stordiraggio. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere nella vita. Non ci posso credere. Sono veramente dei rompicoglioni questi Pokémon. Siccome mi sono scocciato, adesso attacco e basta. Tu puoi fare tutti i surf che ti pare, adesso non mi fai nulla. Ma veramente nulla. Oh, non è più confuso. Vai. Vabbè, sono contento lo stesso. Ripresa. No, è una presa per il culo questa. No. Ah, quindi adesso mi comincia a spammare ripresa. E no! No, io credevo adesso utilizzasse ripresa di nuovo. Quindi avevo utilizzato calmamente per potergli fare più male. Vaffanculo, Milotic, del cazzo. Vabbè, tanto adesso fa di nuovo ripresa sicuro, quindi vado di nuovo di calmamente. Infatti, vedete, fa di nuovo ripresa. Quindi andiamo di calmamente. Dai.
che cosa devo fare per sconfiggere un Milotic, arrivare a un più 6 in attacco speciale, difesa speciale. Ma vabbè, questo è già un più 4. Vediamo cosa riusciamo a fare con un più 4. Dai, usa surf. No, usa stop viaggio, no, porca puttana, no. Quanto sono fastidiosi questi Pokémon, sono veramente fastidiosi. Vai, colpiscilo. Dimmi il senso di autocolpirsi da solo per togliere cosa? Ma pure l'avversario, porco schifo. Mi vai ad utilizzare stordiraggio su un Pokémon che lo attacca. Ma vai a cagare. Ma lo vedi che mi faccio 4 PS di danno? Ho capito che mi vuoi far perdere i turni, però fammeli perdere in un altro modo. Sarebbe stato meglio se avessi usato protezione. E attacca, vaffanculo. Ma lo vedete, sta morendo da solo. Sta morendo da solo, non sto facendo niente se non cliccare sempre Psycho Shock fino a quando non lo colpisce. Vogliamo adesso, vuoi anche un bicchiere di caffè? Non lo so. Ah, vabbè, ok, quindi proprio te ne freghi dei miei. Va bene, fai quello che cazzo ti pare. Adesso ti faccio morire, non so più pigro, che ti sei reso antipatico. Adesso ammazzalo, per carità. E non muore. Utilizziamo un altro Psycho Shock. Usa ripresa, attenzione. Ne abbiamo tolto però, credo, sufficiente vita da poterlo ammazzare con un altro colpo. Vediamo. Ok, finalmente KO Milotic. Abbiamo vinto anche la seconda sfida. Ci apprestiamo ad affrontare la terza. Vai via, ti prego. Vai via, adesso. Sì, cazzo di annoia di merda. Adesso comincia il terzo round. Vediamo chi viene. Un vecchietto, un pittore. Dopo che? 88 anni? Ho una sola certezza. La vittoria è la forma d'arte che mi si addice di più. E quindi stiamo sfidando un pittore. Siamo più o meno sui quasi 13 minuti di video. E noi stiamo ancora a questo punto. Bello. Terza sfida. Lui inizia con Politoed, che dovrebbe avere Piovischio. Non ha Piovischio. Che cazzo di Pokémon inutile hai messo? Andiamo direttamente di Calmamente. Stavolta ho deciso di utilizzare il pennino. Si può vedere il mio pennino, che bello. Andiamo direttamente di Calmamente, perché non voglio sprecare il turno così a fare protezione, mi scoccio. Infatti lui ha utilizzato Pioggia Danza ed è stato meglio. Che poi, madonna, un Politoed che non ha Piovischio e che ha Pioggia Danza però nel moveset. Vi prego, ammazzatemi adesso. Madonna santa. Abbiamo già un più 2 in difesa speciale e un più 1 in attacco speciale. La nostra partita da questo momento in poi dovrebbe essere nostra. Cioè, la nostra partita è nostra. Idropompa. Sono tolto tantissimo. Incredibile. Non può essere Choice Specs. Però ha tolto tanto. Non mi sarei aspettato tutto questo danno. Fulmine. Oh, KO Politoed. Diciamo che la scottatura da adesso in poi non dovrebbe toglierci così tanta vita da portarci giù. Non credo. Per altri 3 Pokémon almeno. C'è Rapidash. Dovremmo anche autospeedare Rapidash, forse. Proviamo. Giorno di sole. Incredibile, ci autospeeda lui. Ma hai fatto una mossa del cazzo. Poiché io adesso ti manderò KO. Palla ombra. KO anche Rapidash. Ti prego, fai che il prossimo Pokémon non sia più veloce di me. Soffriamo ancora per la scottatura. Ci troviamo a pochissimi PS. Stiamo morendo. Dar merita nel prossimo Pokémon. Potrebbe autospeedarci. E questo sarebbe un problema. Proviamo ad andare di palla ombra. Yes, siamo più veloci. Ammazzalo in un solo colpo. Non è morto. Ma vai a cagare, stronzo. 6 PS. Ma che seriamente? Cioè, lui ha utilizzato onda calda e non ci ha ammazzato. Ma seriamente? Ma seriamente? Stato Zen. What the fuck? Non è morto, ma ha attivato Stato Zen. Ok. Adesso dovrebbe essere aumentato il suo attacco speciale, la sua difesa speciale e le sue difese in generale. Ma la sua velocità diminuisce ulteriormente. Anzi, molto. Questa abilità si attiva solamente quando Darmanitan si trova al 50% della sua vita. Quindi inferiore al 50%. E solo quindi Darmanitan che hanno Stato Zen come abilità. È un'abilità molto interessante, che è stato oggetto di valutazione per un po' di tempo, ma alla fine comunque ci si è accorti che cambiare forma ad un Pokémon che poi diminuisce la propria velocità, arrivando così ad essere certo molto più difensivo, ma comunque si tratta di un Pokémon che ha meno di mezza vita e che potrebbe morire da un momento all'altro, non ce lo vedo molto decente. Regirock. What the fuck?
Abbiamo un Regirock davanti. Ok, non perdo tempo. Aspetta. No, potrebbe cominciare a fare maledizione. Quindi vado direttamente con Slowbro per cercare di eliminarlo subito. Credo che questa lotta sarà un po' lunga rispetto a quella precedente. Ma Slowbro è molto forte in difesa, quindi non credo dovrebbe avere problemi con questo Regirock. Pietra taglio, mio dio, adesso mi fa il crit, già lo so. E certo, io che parlo ancora. Io che continuo ancora a parlare. Continuo a parlare, Mario. Vedi che cosa succede se parli? Mega evoluzione, Mega Slowbro. Spero non ci outspeedi. E invece ci outspeeda. Esplosione. Oh, questo non l'avevo considerato. Oh mio dio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo resistito. Incredibile. Però forse avrei dovuto utilizzare Pigro. Ma non mi sarei mai immaginato un'esplosione, sinceramente. Se avesse avuto Thunder Punch, probabilmente l'avrebbe utilizzato, ma... Il prossimo Pokémon è Virizion. Lo sapevo. E adesso non posso fare niente con Virizion perché mi muore. Probabilmente mi utilizzerà una mossa di tipo erba. Ma andiamo in campo Drifblim. Perché se fa una mossa di tipo erba, in ogni caso, non ci fa nulla. Se fa una mossa di tipo spada, di tipo lotta, non ci fa niente. Fendi foglia, attenzione. Ti prego, fa che non sia Choice qualcosa. Ok. Sono contento così. Andiamo di Calm Mind, anche perché questo Virizion non credo possa farci nulla. No, provocazione. E va bene, te la sei cercata. Muori. Palla ombra. A pietra taglio. Mio dio. È un Virizion fortissimo. Ci rimane come ultimo Pokémon che potrebbe reggere gli attacchi di questo Virizion è Manectrike. Il nostro Manectrike ha un'erba chiara che mi permette di sferrare un potentissimo vampata, ma di morire. Ok, ti prego, ammazzalo perché è l'unica possibilità che abbiamo. Probabilmente non lo farà fuori mai nella vita. Mio dio, così poco. Oh madonna santa. Ma soprattutto perché non l'ha outspeed? Ma che cos'è sto coso? Ma come fanno? Ma seriamente, i punti base di Virizion superano quelli di... Oh mio dio. Ma questa è una cosa che mi ha sconvolto l'infanzia. Oddio santo. Abbiamo troppi pochi PS, però ho sbagliato proprio all'inizio. Pazienza, dobbiamo prendercela così come viene, come disse il grandissimo. E vabbè, questa è persa. Pazienza, ho sbagliato la mossa all'inizio. Ma sinceramente l'esplosione da parte di quello non me la sarei aspettato. Non me lo sarei assolutamente aspettato. Vabbè, hai vinto. Sei uno sculato di merda. Già dal primo crit iniziale proprio si vedono le persone e la loro vera forza. Perché certo, crittare fa parte del gioco, va bene, però certo, non ti puoi definire un pro gamer. Abbiamo un Porygon 2. Sì, ho letto bene. Credevo di aver visto una Z. Dicevo, ma che cazzo, quello è Porygon 2. Vabbè, abbiamo un Porygon 2 in campo. La mia voce fa sempre più schifo. Io andrei direttamente di calmamente, anche per... Ma comunque non so proprio cosa aspettarmi da Porygon 2. Perché il set che uso io è piuttosto originale. Non credo che un NPC possa sviluppare un set simile al mio. Probabilmente avrà tossine, forse. Tua nonna. E rompi palle tua nonna, più che altro. Ma anche comunque se avesse gelo raggio. Noi stiamo calmandando, quindi... Ah, ecco. Certo. Non dovrebbe farci molto. Le ultime parole famose, lo sapevo. Io non devo parlare. Tra l'altro ci ha paralizzato, non possiamo più scottarci. Pazienza. Mando in campo Slowbro. Devo provare a rimontare con Slowbro. Proviamo a combinare qualcosa di decente. Usa ancora un gelo raggio. Oh mio dio. Ci manca solo che ci congeli. Utilizziamo calmamente, senza mega evolvere, perché è pro. È una giocata pro. E questo però continua ad utilizzare tua onda. E questo è un problema. Perché è Slowbro paralizzato. Quindi vabbè, mega evolviamoci una volta per tutte. Andiamo di calmamente. Cosa ci farà questo Porygon? Iperraggio? Boh. Se ci fa iperraggio sono cazzi, perché i danni sono molti.
palla ombra e vaffanculo, tieni una coverage che è incredibile. Madonna, quanti danni! Quanti danni! No, non posso reggerli tutti questi danni. Non posso reggerli, devo per forza farlo mandare KO perché mi fa un'altra palla ombra e vaffanculo. Ma tutta minchia. Ma, no, ma poi tra l'altro l'Axe Spam è incredibile. Mi ha praticamente lasciato paralizzato due volte. Ma vaffanculo. Vabbè che comunque il team è fatto a cazzo, però porca puttana, sei uno sculato di merda. Proviamo a fare qualche danno a questo Porygon, probabilmente con fulmine che è l'unica cosa decente. Vai, paralizzalo pure tu, dai. Tipletta, ma dai, sei uno stupido Porygon, non hai nemmeno download, vedi quanti danni ci fa il crit. Vaffanculo, che cazzo di sfida è? Che cazzo di sfida è, a senso unico? Che schifo, ma devi morire. Ma devi morire. Che passi uno stronzo, ti pesti. Ti pesti, ti devono pestare. Ti devono pestare male. Ma vedi sta puttana che mi scula in faccia. Sta troia. E certo, abbiamo finito. Con un risultato di merda per colpa di quei due sculati. Schifosi. Pezzenti, vedi che schifo. Vedi che schifo. E la tua forza è come dire normale. Ah, grazie. Me frega un cazzo. Più mi ingegno. Che cazzo di premio di merda. Ma chiudetelo sto coso. Chiudete baracca e burattini che fallirete tra non molto. Vabbè, lasciamo tutto così come. Come sta? Salviamo qua per sicurezza. E quindi, ragazzi, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Abbiamo purtroppo fatto pochi punti. Riproveremo la prossima volta con un team diverso e cercheremo di superare questo record. Ciao a tutti, ragazzi!